Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con la serie B in 3 School. Questi Atomic si dovevano riconfermare contro i Chokis e ce l'hanno fatta. Ce l'ha raccontata Viola. Esattamente, gli Atomic di capitano Mirko Lupareggi oggi rispondono ai cugini Stokes, ieri vittoriosi per 7 contro gli All-In. Gli Atomic, reduci dalla vittoria 3-2 contro sempre gli All-In, oggi sono presentati al campo al completo, a parte l'assenza di Flavio Cucina, di Barraco e di Marchello. Chokis Team invece di capitan Caggeggi Antonio, reduci dal 4-4 dell'anticipo del rocambolesco contro i Dozer. Esattamente, fatto un forte diluvio contro i Dozer. Oggi assenti portiere Inzerillo, che ha dovuto cedere i pari a Di Vincenzo, concesso in articolo 11 generosamente dagli avversari, giocatore degli Elfish. Assente quindi portiere Inzerillo, Triolo, Teresi ed Albano, squadra che si è presentata in 5 contati. Partono molto, partite molto equilibrati nei primi minuti di gioco e soprattutto molto tattica, con azioni sia da una parte che dall'altra, con i vari Filippi, Luparelli Alessio e i fratelli Caggeggi dall'altra, e di innumerevoli capovolgimenti di fronte. Partita che si sblocca al 15° minuto con Monica che porta i Chokis in vantaggio, praticamente sotto porta su assist dalla destra di Caggeggi Adriano, che aveva approfittato precedentemente di un errore di impostazione da parte di Cucina. Al 19° Atomic vicinissimi al pareggio con Cucina, che dalla media distanza vuole farsi perdonare dell'errore precedente, ma colpisce in pieno la traversa. Partita che ha una svolta dal 20° minuto, dove la macchia prima porta in vantaggio, porta il 2-0 su assist di Modica, ma al 21° minuto prima Filippi realizza la rete del 2-1, praticamente un gol in scivolata dalla destra, e poi un minuto più tardi Cucina realizza il pareggio su assist di Mirko Luparelli. Quindi termina una partita, primo tempo 2-2, partita davvero molto combattuta e davvero molto interessante. Nella ripresa, dopo 30 secondi, Mirko Luparelli porta in vantaggio addirittura gli Atomic con un tapino vincente sotto porta su assist del fratello Alessio. Ma al 7° minuto arriva il 4-2 sempre di Mirko Luparelli, oggi davvero una prestazione ottima del capitano degli Atomic, che approfitta di un errore del portiere. Partita molto combattuta, dove appunto i Chokis sono stanchi, vista che erano in 5 contati, quindi le assenze sono pesate. Pesavano moltissimo perché erano davvero sfiniti. E al 6° minuto arriva il 5-2 sempre di Mirko Luparelli, che ha così coronato una prestazione ottima con una bellissima tripletta che regala i suoi il bonus di 0,2 punti con un bellissimo diagonale. Al 17° minuto la segnerà l'infortunio di Caggeggi Antonio, che ha costretto i suoi a giocare in 4 uomini contati, quindi a 7 minuti alla fine davvero sfiniti. Disastro per i Chokis, non tanto a livello del gioco ma a livello diciamo morale, possiamo esattamente dire. Esattamente, erano davvero sfiniti, non ne potevano più, tanto che hanno chiesto addirittura all'arbitro la fine dell'incontro. E al 18° minuto ovviamente gli Atomic volevano dilagare per ottenere maggiori punti bonus. È arrivato il 6-2 di Filippi su assist di Cucina. Quindi vittoria meritatissima per gli Atomic, che il prossimo turno dovranno vedersela contro gli Elfish, che oggi hanno vinto ma soffrendo contro gli NVC. Davide, due osservazioni ti chiedo. La prima, il giudizio sul nuovo acquisto Filippi, e la seconda, dove possono arrivare questi Atomic, soprattutto in questa guerra mediatica contro i cugini degli Stokes? Sicuramente prestazione di Filippi ottima, perché lì davanti ha fatto salire la squadra, ha dato forza fisica. È davvero un acquisto azzeccato, lo conosciamo tutti, Filippi, capocannoniere lo scorso anno in Serie C, a mio avviso può confermarsi anche in Serie B. Gli Atomic sicuramente possono dire a loro in questo campionato che sarà duro, e la prossima partita potrà essere già un test importante. Test importantissimo contro gli Elfish, sfida che a mio avviso ha il sapore di Serie A. Mentre per quanto riguarda i Chokis Team, nel prossimo turno dovranno vedersela contro i Galacticos, che oggi hanno perso nel delicatissimo derby contro gli Spurs per 5-1. Chokis che devono ricompattare prima i cocci di questa sconfitta, che squadra che non può permettersi a mio avviso di presentarsi ai campi con alcun cambio, e in più articolo 11, quindi sicuramente da rivedere e di organizzarsi un po', perché assolutamente deve tornare Inzerillo in porta
ma anche Triolo, Teresi e Albano devono dare una grossa mano alla squadra di Gaggio Giantonio. Davide, ti ringrazio per il commento di questa partita e grazie. Ci risentiamo alla prossima. Alla prossima, ciao.